quella! Sei un rinvampito, muoviti la principessa Garnet! Davvero! Non è di là, Zon! Lo so che non è di là, è di qua! Ehi, sei sicuro? Sì, sicurissimo! Buffone contapalle! Buffone contapalle sei tu e tutte le coste tua! Dai, da Bran! Non ante... Com'è? Agli ordini! Dio santo! No, poi... se trovo qualcuno che mi dica un consiglio, un nome, lo cambio. I soldati di Pluto mi fanno sempre la corte. Mandrak! Ehi, dove è andata la principessa Garnet? What? Ai ai ai! E mo... Piazza Pulita. Scusate! Oh mio Dio. Salve a tutti e bentornati su Final Fantasy 9. Allora, poveri sventurati. Tan 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 tan, al ritmo del sangue. Non mi dar fastidio. Gilbert, che fai qui? Valza, polka, samba, accetto qualsiasi richiesta. Pepe, carina quella ragazza. È la tua fidanzata? No, veramente no, la conosco appena. Caramba! Che sorpresa! Dico a te? Non ti hanno insegnato las buenas maneras? Che roba! Mi viene addosso e non chiedi neanche scusa! Chiedo umilmente perdono. Andavo un po' di fretta e... Io poi tengo fretta, sai? Devo andare a città ora! Non so come... Se va bene come pronuncio lo spagnolo oppure no. Comunque... ovviamente dovremmo già sapere che la ragazza dal cappuccetto bianco, che è tipico del tipico cappuccio di un mago bianco, della maga bianca, tratto dai vari dei primi Final Fantasy, tipo l'1, il 3 e il 4, no, e il 4, dove ci sono i maghi bianchi che hanno questa tuta bianca con gli angoli rossi, che poi è figo. Però diciamo che Final Fantasy 9 riprende un pochino i ruoli, il bandito e il cavaliere. In questo caso il bandito, il nostro protagonista Gidan, che l'ho chiamato Gilbert, invece Steiner appartiene alla classe guerriero barra cavaliere. E comunque è un, diciamo, un mix fra vari generi con un pizzico di novità, diciamo. È figo. In più lo sviluppo dei personaggi è abbastanza semplice, ovvero tu hai l'idea che tu devi pensare a prendere quest'arma, questo pezzo di armatura, questo accessorio, perché ha questa abilità qua che ti interessa, che sia un'abilità tipo magia bianca, magia nera, un'abilità speciale per ogni personaggio, un'abilità passiva. Cioè, devi tener conto di vari tipi di abilità che da apprendere
E comunque ne parlerò più avanti, adesso non perdevo tanto tempo. E a te, Gilbert, come ti sembras? A me sta chica mi pare un po' maleducata. Sì, sì, hai ragione. Ora però, lasciami parlare con lei. Come? Non mi perder por scema? Carmen, ti spiego tutto dopo, va bene? Chi è questa chica? Ho capito, io lo so chi è. E tanto arriverà subito la rivelazione. Fiu, ti sei arresa finalmente. Non è andata esattamente secondo i piani, ma ogni modo. Ma in ogni modo abbiamo la principessa. Voi, Cappuccetto Bianco, voi siete un membro dell'equipaggio dell'idrovolante? Accidenti, mi ha scoperto. Forse già ve siete arresi. Forse già me ne sarete accorto, ma in realtà io sono la principessa Garnet. Lo sanno tutti. Ma in realtà Garnet non è il tuo vero nome, perché tu sei stata Perdonatemi, non volevo fare spoiler. Io sono Garnet Tilax Alexandros, principessa del regno di Alexandria. Ho un enorme piacere da chiedervi, cavaliere. Certo, lui, con l'armatura scintillante, un cavaliere. Cavaliere? Basta citare Aldo Giovanni e Giacomo, sennò poi... Non potreste gentilmente rapirmi, vi supplico adesso. Come dici? Veramente noi... Principessa, siete qui? Mi stanno cercando. Ah, suppongo che hai delle buone ragioni per voler fuggire da qui. Ok, fidati di me. Vi sono riconoscente. Bene, principessa. Col vostro permesso, procedo al sequestro. Che cavolo stai a fare? Andiamo, Sverto, vieni qua! Principessa, stai tranquilla. Lui è Ercina, uno di nostri. Ah, ho capito. Scusatemi per lo spavento. Ah, ti capisco, sai. Ercina mette paura pure ai morti. Oh, che stai a dire? Bella tua de faccia! Principessa! Andiamo su, venite con me! Seguimi Ercina. Ercina. Dalla Cina con furore. Yes! Principessa! 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 Mamma mia! Sei in ritardo! Mi scusi, signore. Principessa? Mamma mia, non è la parola preferita di Steiner. Principessa. Anche quando diventa regina, se dovesse diventare regina, la chiamerà sempre principessa. Poi si corregge. Cina, ti sei andato a ficcare in un vicolo cieco. Non ti preoccupare, c'ho già un piano pronto, amico. Via! Po'! Un piano per le emergenze. Principessa! Dai, saltiamo dentro! Mi piace il romano. La principessa, in questo buco? Entro prima io, signore! Dio santo, non ci passo! Che cospita fai? Comandante, non ci passo! Tu credici. Missione compiuta. Missione... Come faccio la voce di Blank? Vabbè. Che agilità, principessa. Mi sono già innamorato. Da piccola sono stata campionessa di salto alla corda. Hai stoffa. Saresti una ladra perfetta. Di questo ne parliamo più tardi. Ora fuggiamo. Ok, principessa. Giro il volante a sinistra. Perché devo fare questa manovra? Notate bene intorno. Casca qualcosa. Ecco, infatti. Che stai a fare? Si abbassi troppo la potenza del motore. Ci andiamo a schiantare solo con tutto il volante. Sbrigati a girare il volante a destra. E allora tu giri il volante a destra.
E ok. Poi facciamo gli stronzi e lo giriamo di nuovo a destra. Così facendo, cascherà un'altra cassa dall'alto. E poi il bello è che è dall'alto. Come si nascondono bene i tesori in questa nave idrovolante? Che nave? È una nave. Però, essendo che ha le lady, è lì che li chiamano idrovolanti. Abbiamo preso una coda fenice. E poi cos'è che... non mi ricordo bene. Piuma Fenix. Piuma Fenix praticamente è come la coda fenice, solo che non possiamo usarla al di fuori dei combattimenti. E servirà come oggetto per... più che altro accessorio per un personaggio che incontreremo più avanti, per uno spirito dell'invocazione, che vi spiegherò sempre più avanti. Quo vadis? Principessa, c'è il vostro cavaliere, è ora a darvi d'ausilio. Siete salva! Bravo soldato! Una mossa inconiabile, degna di Plutò! Principessa, non tema, adesso la rapiamo noi. Che dici? Chi siete voi? Noi siamo quelli! Ci prenderemo cura! Della principessa! Fine. Adesso, la prima volta che uno gioca a Final Fantasy IX soprattutto, non pensa subito a rubare. Ora vedrete, brutti forfanti! Verrà dopo questo, però è utile comunque rubare sempre gli oggetti. Perché si ottengono sempre delle cose abbastanza utili per facilitarti un po' con il proseguimento della storia. Soprattutto per quanto riguarda i potenziamenti. Ci sono certe abilità che... ah no, già finito? Ma ok, ammazziamolo. Per esempio, prima abbiamo preso la trita mago, come avevo detto prima. Ecco, ti dà l'abilità... ah cazzo, mi ho dimenticato di equipaggiarla. Potevo farlo. Parlando di trita mago, e muore Ercina. Vabbè, tanto non saliremo di livello, quindi botte sega. Prendete questa. Questa mossa finale, questa mossa speciale, non l'ho mai vista usare da Steiner, sinceramente, mai. A parte questa in questo combattimento. Accidenti, forse non dovevo usare la tecnica nuova ora. Infatti non l'ho mai vista in giro, anche se apprendiamo tutte le abilità di Steiner, io non l'ho mai vista questo attacco qua. È una cosa rarissima, cioè lo fa solamente qui. Presto ora. Intanto vediamo com'è proprio davanti alla telecamera, come è fatto uno Scaraburi. Una cosa schifosa per chi odia gli scarafaggi. Questa sera mia figlia Cornelia sposerà il principe Schneider. Schneider sarà solo un burattino nelle mie mani e il regno, regno di Sazon sarà mio. Che disonesto! Che miserabile! Se lo faccio è perché sono sardi. Marcus, ragazzo, per quanto tu possa amare la mia Cornelia e per quanto Cornelia ricambi il tuo amore, non permetterai mai che mia figlia sposi un plebeo come te. Al terzo rintocco della campana tu sarai morto. 2. È bello che se si aspetta suona ancora la campana. Non è che... vabbè, è una cazzatina però. E ora? Da dove usciamo? Maledizione! Gilbert! Sale sul numero 2! Ricevuto! Principessa di qua! E questa puntata qui sarà solo dialogo. Non fuggirete! Sarà dialoghi, non sarà tanto combattimento, ma è la parte divertente secondo me del gioco. L'ultimo rintocco.
Principessa? Continua a recitare. Eh? Dove caspita siamo? Cornelia! Lui è Marcus, il tuo innamorato. Marcus? Sì, bravo così. Ho sempre voluto fare l'attrice io. Continua a recitare, picciotti. La regina ci starà guardando, eh? E tutte che fanno il segno. Ecco. Marcus, ti amo. Voglio stare con te per sempre. Portami via da qui. Relear. Olia, come cazzo si pronuncia? Allora, lascerete vivere in pace questi giovani? Vediamo, assolutamente no. Volete stare insieme? Mai, non ve lo permetterò mai. Cornelia sposerà Schneider. Non è così, principe? Io sposo il principessa? Se qualcuno è contrario, se la vedrà con la mia spada. Te nel party bus! Aia! Oh! Giacidan, fuggiamo allora! Cornelia, cara, vieni. Torniamo al castello. No. Non verrò con voi, padre. Cornelia, non mi far arrabbiare. Ascolta questo tuo povero padre. Sposa il principe. No. È giuntato ora, Relear. Per i miei genitori e per la mia amata Cornelia. Vi farò pentire amaramente d'esser nato. Perché? Marcus, perdona mio padre. Non sa quanto male ti ha fatto. Figlia mia, principessa! Padre, perdonatemi. Vi supplico, perdonate anche il mio Marcus. No! Cornelio, Dio mio, parla, rispondimi! Non posso vivere senza la dolce luce dei tuoi occhi. Non mi rimane che... Marcus! E se succede anche a lei? Un po' come Romeo e Giulietta. Oh! Che spettacolo commovente! Che storia strappalacrime! Ma Carne, dove è finita? Carino lo spettacolo, eh? Aspetta. La gola. Carino. Abbiamo fatto bene ad arrampicarci sui tetti e ad intufolarci fin qua. Scappiamo! Fermi lì! Oh, fratelli! E Vivi è uno che non sta molto in equilibrio. Sbrigati, scemo! Se voi scappate, tanto vi prendiamo! Perdonami, figlia mia! Principessa! Scusa! Non volevo! Eccola! Fermi lì! Stai qua! Non vi avvicinate! Brucia! Via copertura! Piano B! Gilbert, ora finiamo la sceneggiata di Tantarus! Principessa, presto, fuggiamo! Per tutti i cavalieri, non ci capisco più niente! Pluto! No, è un nome adatto a un cane proprio, perché obbedisce, quindi ci sta. Non mi seguire più, capito? Comandante, attendo ordini. Mi dispiace, principessa, ma ho giurato di seguirvi ovunque. Come sei testardo. Lascialo stare, fuggiamo. Principessa! E tu, tutto ok? Sì, mi sono solo bruciato un po'. Principessa, vi salverà il vostro fidato cavaliere. Ah, che salvare, ma stai zitto. No, ma diciamo che sarà una palla al piede questo personaggio qua. All'inizio, sempre attaccato alla principessa, non si fida. Ah no, aspetta, facciamo fuori subito. Coso.
rispetto a Marcus e Gilbert che fanno magia X, questo qua fa la magia vera e propria. E abbiamo già finito l'incontro. E dopo questo bombardamento io tolgo il disturbo. Scusate, ho un appuntamento. Ma non finisce qui. Perché se sconfiggiamo prima uno dei due Pluto, Stenne fa tornate qui, farabutti! Ingrati! Ho finito! Bravo! Anche qui tutto ok! Bene! Si parte, ah! Signor sì, si vola! Da 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 da. Purtroppo, ovviamente, la regina Bran non sarà molto contenta che noi ce ne andiamo sul più bello. E quindi farà di tutto per intrattenerci ancora un po', per fare il bis, per esempio. Vede l'incazzata nera? Sparate! Sparate! Io mi chiedo, ma come fa in un castello ad avere tutto questo arsenale? Cioè, sembrava tutto pronto nel caso questa nave qua facesse qualcosa che non lo so. Cioè, sembrava tutto già programmato, che doveva succedere qualcosa, allora c'erano i cannoni con gli arpioni già pronti. Cioè, è tutto attrezzato. Cioè, io non mi sarei mai immaginato un castello che abbia tutte queste armi così. Anche se non sembra il caso di fare tutto sto casino per tutti questi cannoni. Tanto chi dovrebbe attaccare? Anzi, è il proprio regno di Alexander che combina guai a tutto il continente. Spoiler, sto spoilerando troppo. Comunque, questo è il nostro primo mostro che incontriamo, ovvero Pyrrhos. Tranquilli, comunque non è la prima volta che... non sarà l'unica volta che lo incontriamo. Io pensavo che fosse la prima e unica volta che incontriamo questo Pyrrhos, invece no. E visto che siamo ancora nel teatro, la magia del teatro ci dice di... Cavaliere, guardate alle spalle! Ah, come l'ho pronunciato. Tanto non mi fregate! Abbiamo ancora la magia X, nonostante stiamo andando via, però essendo che siamo al teatro... Pluto, guarda dietro! Lo dice la Gidon, non gliela frega un cazzo. Lo dice la principessa, non gliela frega un cazzo. E lo dice Marcus, non gliela frega un cazzo. Lo dice Vivi, non gliela frega un cazzo. Alla fine si gira, ah, oh, avevate ragione! Adesso vedete. Allora, ci arrendete? Sono 22 circa minuti che sto registrando. E beh, abbastanza lunghetto. Pyrrhos! Veigar, anch'io, proprio. Nome Doc. Tanto non mi fregate. Tanto non mi fregate. Sì, è un po' la solita storia. Quell'ora scoppien! La solita storia cartone animato, vero? Sì, certo, adesso c'è qualcuno più grosso di me che è alto 3 metri, poi si gira, è vero. Che t'abbiamo detto fino adesso? 3, 2, 1. Boom! Yeah! Sì, ha vinto, la regina ha vinto! Vivolo ancora! Con qualche danno. No. 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 Frame. Ci stacca un pezzo. Ah sì, più leggeri siamo. Avevo già fatto danni un pochino alla città, però è... Anzi, è più danneggiato l'idrovolante che la città stessa, quindi... Ah, incazzata nera sta regina. Il bello è che, lo scopriremo fra poco, la regina non è interessata al fatto che che sua figlia l'hanno rapita, ma al ciondolo.
Non gli frega un cazzo della figlia. Oddio, precipitiamo! Bene, quindi questo era Final Fantasy 9. Spero che il gioco vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo. Quella ragazzina insolente. Vi piaceva il fatto che fosse finito tutto lì, che con l'esplosione fine. No. Il bello è che con un'esplosione del genere la nave è ancora intera. Come cazzo fa? Vabbè, è un gioco, però minchia. Che se lo immaginavo che me l'avrebbe fatto sotto il naso? Zon? Son? Sono pronte quelle cose? Sì, regina, reginella! In un attimo Garnet è più morta che bella! Ti ho forse detto di ucciderlo? Riportatemi Garnet viva! Intanto, Jidan, che è fuori, non si sa come, si guarda un attimo intorno, poi... Uno spettacolo raccapricciante. Cioè, uno dice, mica tragedia. Sì, tragedia, ma dopo un'esplosione del genere, uno si immagina la nave quasi disintegrata, invece no, in confronto è ancora intera. Cena, sei ferito? No, io sto bene. È la prima vista che sta a pezzi. Ma no. Guarda dove siamo finiti. Proprio in questa foresta. Non ce n'è stato, non c'è stato uno che è tornato vivo da sto posto. Boss, sta andando tutto a fuoco di sotto. Cosa faccio? Smettila di lagnarti e va a spegnere l'incendio, cretino. E non ti dimenticare di dare una mano ai feriti, eh? Certo, boss. Portate fuori la mercanzia, armi, oggetti e tutto quello che potrebbe esserci utile. Altrimenti non usciremo vivi da questa foresta, eh? Ricevuto. La gola. Uffa. Allora... Muovetevi a spegnere il fuoco, non posso far mica tutto io! E cosa hai fatto fino adesso? Ah beh, che ne so, l'ha aiutato. E che cazzo, porco Giuda! Che stai a fare? Se non ci sbrighiamo, ci lasciamo le penne! Ma perché basta, cerco! Ma da nessuna parte la trova, capito, miai? Ecco perché parlavo un pochino con l'accento sardo, perché so sardi. Chissà se è rimasta sotto lo scenallante. Rapita e poi schiacciata dalla prima vista. Sto a giro la forca, non ce la toglie nessuno. E intanto... E intanto vedremo che fine hanno fatti gli altri personaggi, tanto... Gilbert, sei vivo! Stavi fuori da testa! Stai fuori da testa! Hai preso e te sei buttato di sotto dal idrovolante! Non mi sono lanciato! Sono volato via quando l'abbiamo... Abbiamo perso il controllo di volo. Voi come state? Stiamo bene, abbiamo la pelle dura. Solo che non si trova Garnet. È uscita la scritta RT, sì, praticamente sono eventi secondari. Semplice. In lontananza, anche loro sono stati sparati fuori dall'oceano Atlante. Veigar, tutto bene? Ce ne sono altri? Attenzione! Sto digerendo come non so cosa. Ok, allora mi sembra che lui ci dà... È la prima volta che tanto sono mio sto casino. No, purtroppo dovrei fermarmi qua per forza. Allora, Mogunet... Il Mogunet all'inizio non faremo moltissimo. Più che altro per i primi Moguri che incontriamo. Però non si sa mai, ogni tanto bisogna sempre controllare il Mogunet per vedere di continuare questa missione secondaria che è la più lunga, secondo me, perché comincia dall'inizio del gioco fino alla fine. E poi, quando abbiamo scoperto la tana
del Mogunet. E già sarà una roba abbastanza lunga, poi vi spiegherò come fare, vi vedremo come fare. Dovremo ritornare dall'ultimo Moguri che abbiamo trovato al primo, o al contrario, per consegnare la stessa lettera a tutti i Moguri, per dire che il Mogunet adesso è riabilitato. Però io ho sbloccato, ho trovato il Mogunet, ma non ho capito come mai non mi ha fatto, non mi ha dato la missione, o dovevo consegnargli a tutti le lettere. Non sono mai riuscito a farla quella, nonostante abbia fatto questo gioco chissà quante volte. Comunque, salvare un cavolo, tanto abbiamo salvataggio rapido. Comunque, termino questa parte di gameplay e ci vediamo in un prossimo video.